secondo me questo più che un film è un atto di cronaca. È un atto di cronaca che si potrebbe, per dargli anche maggiore nobiltà, definire l'erede delle mani sulla città, in un certo senso. Cioè, le mani sotto la città. Però noi siamo cresciuti negli anni del 60, se così, con la convinzione che il profitto sia il crimine. E quindi due aspetti interessanti di questo film sono che lui è riuscito a mostrare la massima mediocrità senza che il film diventi mediocre. Bellissimo. Da un lato, e questo è una cosa rara. E l'altro aspetto, secondo me, molto importante, è che costoro si comportavano nella norma, rendendo cioè la truffa la norma regnante. Non avevano timore di essere scoperti da nessuno e probabilmente, come accade sempre, il potere, quando non riesce più a credere nella propria esistenza, attacca se stesso. Incredibile, questo è vero. E attacca se stesso nelle fasce più indifese, che sono quelle che hanno compiuto il crimine, ma l'hanno eseguito il crimine. Non ci si occupa mai dei mandanti, perché tutti i mandanti sono assenti. E i mandanti includono anche il popolo di Roma, la lista dei mandanti. Comunque io ti volevo dire questo, se tu avessi fatto questo film, mettiamo 7 anni fa, sarebbe stata veramente una mina gigantesca. In questo momento è importante perché riesce a far capire che cosa si intendeva per mafia capitale, perché nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capito. Perché lo hanno comunicato volutamente male, e questa puntualizzazione dei tre mondi, incredibilmente, l'autore di Mafia Capitale, che Carminati, l'ha spiegata benissimo nella sua intercettazione. Cioè, nel mondo dell'imprenditoria lui si chiamerebbe in modo elegante intermediario o intermediazione, lui è invece fece incontrare i due mondi e tutti gli altri erano a servizio. E ultimamente invece si è dato anche una specie di copertura politica, entra nell'aula di tribunale o là attraverso la cosa, la telecamera, facendo il saluto fascista. Buzzi invece rivendica di essere un comunista nato, insomma stanno cercando quegli escamotage che cercano per accorciare un po' di anni di... Si potrebbe definire questo il film più silenziosamente censurato del momento, un film clandestino, nel senso che, per esempio, mi ha molto colpito quello che ti ha detto, ma non c'era il buffet, sì, che esprimeva una cultura incredibilmente sostenitrice di questi truffatori. Sì, e vabbè, ma lui è... Perché non voleva che si parlasse. Sì, che perché temeva, non aveva, aveva paura che il pubblico non ci stesse. Che no, la sala dice accolto, non è vero, l'ha accolto. Sì, ma sono quelli un po' deboli, l'anello debole. C'è il mondo di sotto. Il mondo di sotto. E lasciamo lì, in fondo citate, il mondo di sotto è il mondo dei morti. Quindi erano dei cadaveri questi qui che agiscono nell'esistenza e mai nella vita. Allora, l'episodio di Marra, esiso proprio per narrare la cosa, l'episodio di Marra, attico e superattico, mi è stato suggerito da Marra, nel senso che io avevo sentito questa cosa e mi sembrava così inverosimile che ho detto, ma io lo scrivo perché tanto mi sembra una cazzata, una panzana. Quando è stato che l'hanno arrestato a Marra 2 mesi fa, 3 mesi fa, no? Con la storia insieme a Scarpellini. Cioè, noi l'avevamo girato, tu eri testimone, 1 anno e mezzo fa, no? Quindi questo episodio. E forse, guarda, anche se vai senza documentazione, dovunque vai, è facilissimo che succeda, no? Tu, dovunque metti le mani, qualsiasi cosa descrivi, tanto loro veramente sono oltre ogni immaginazione.